Ti senti demotivato, insoddisfatto? Succede a tutti, succede anche a me. Ho deciso di fare questo video perché ogni giorno ricevo tanti messaggi in cui mi chiedete come poter essere più motivati ad allenarvi e a mangiare bene. Oggi essere demotivati e stanchi è facilissimo, basta mettersi davanti a Netflix. La scorsa settimana mi è capitato di prendermi un piccolo raffreddamento che ancora un po' si sente e praticamente ho passato l'intera giornata a guardare le serie Marvel di cui sono tanto appassionato e praticamente sono stato tutto il giorno nel letto e mi sono svegliato alla sera che mi sentivo un po' una mezza larva in dolce relax. Però il problema non è sentirsi demotivati e stanchi un giorno, il problema sussiste quando ci sentiamo per diversi giorni, diverse settimane e a volte anche mesi. La prima cosa che ho notato nelle persone che si sentono spesso demotivate e stanche è proprio quella di non avere una routine mattiniera. Se non ce l'hai, incominci ad andare fuori ritmo, ti senti sfasato e praticamente incominci la giornata senza neanche un piano di quello che devi fare. Quindi una delle prime cose che devi fare è proprio scandire i tuoi impegni durante la giornata. Cosa quindi bisogna fare? Una delle cose che faccio io è svegliarmi un'ora prima di iniziare a lavorare, fare la mia colazione sana ed equilibrata, leggermi un libro e incominciare a impostare tutti gli appuntamenti della giornata in modo tale che so già quello che devo andare a fare per arrivare poi a fine giornata a raggiungere quello che voglio. A volte però siamo stanchi e da cosa può dipendere? Può dipendere da quello che mangio, quindi essere seguito da un nutrizionista è una delle cose principali che vi consiglio. Io sono in forma alla propria nutrizionista e quindi farsi seguire da un professionista è sempre una delle cose migliori. Potrebbe essere una carenza di anche vitamine e minerali, quindi magari mangio bene, ho bisogno di un integratore perché sono in un periodo di forte stress psicofisico e magari un integratore può essermi d'aiuto. E può dipendere anche dal fatto di fare poca attività fisica, come sappiamo l'attività fisica e lì per lì è normale, si stanca, ma in realtà ci regala tantissima energia da sfruttare poi durante la giornata. Quindi se io ho più energia, anche il mio rapporto con i colleghi, il mio rapporto con i familiari o comunque il mio lavoro va meglio e va meglio anche tutto ciò che lo circonda, tutto quello che mi circonda. Se invece mi sento stanco e demotivato perché mangio male e sto sul divano tutto il giorno o seduto alla sedia al computer, sicuramente i risultati che avrò rispecchieranno il mio stile di vita. Vi ricordo che noi siamo come delle batterie, quindi abbiamo anche bisogno di ricaricarci, perché molto spesso la stanchezza deriva da una stanchezza mentale anche. Quindi cosa fare quando ci si sente stanchi mentalmente? Io personalmente trovo un grandissimo giovamento nell'allenarmi, soprattutto andare a correre all'aperto, perché andare a correre quando c'è il sole, quando c'è la luce, perché il sole a me dà una grandissima energia e so di certo che la dà anche tantissime altre persone. Dovete cercare di preciso cos'è che vi carica, cos'è che vi fa stare bene. Ci sono persone che si ricaricano facendo una passeggiata al mare, ci sono persone che si ricaricano stando sdraiati 10 minuti sul letto. Ci sono persone che si ricaricano anche a parlare con altre persone. Perché questo? Perché serve a togliere anche lo stress che di solito accumuliamo durante la giornata. Perché la cosa brutta è quando la demotivazione e la stanchezza ce la portiamo avanti per settimane e addirittura anche mesi. Quindi i miei tre consigli sono mangiare bene, allenatevi e soprattutto frequentate gente che vi carica, vi dà energia e vi dà positività. Intendo anche con i social, perché molto spesso seguiamo persone sui social e ci sentiamo frustrati da quello che loro fanno e che noi non possiamo fare. Quindi lasciamo stare i social per un attimo e seguiamo soltanto le persone positive e che ci danno la carica giusta. Se il video ti è piaciuto, lascia il like e iscriviti al mio canale, arriveranno tanti altri video. Se vuoi seguirmi anche sugli altri social, cercami su Instagram e su Facebook.
Io sono Anthony Pazzaglini e ho creato Io sono in forma per te.